L'anno di nascita lo porta già nel nome ed è proprio da lì che parte tutto. Gymnica 2009, società di ginnastica artistica di Casalmaggiore, che consta 200 iscritte e iscritti nelle tre palestre di Casalmaggiore, Gazzuola e Brescello, compie infatti 10 anni di attività e li festeggia alla grande in piazza Garibaldi sabato 14 settembre alle 17.30. Sarà un grande evento aperto a tutti che andrà avanti fino a sera inoltrata con la musica di Alberto Bolognesi di Vinilistic nella parte finale dell'evento. Vi saranno tre ospiti d'onore per quello che sarà uno dei momenti clou della serata. Attorno alle 19.30 infatti arriverà a Casalmaggiore Igor Cassina, medaglia d'oro olimpica d'Atene 2004 alla sbarra, consentendo di creare un terzetto a 5 cerchi con Gianluca Farina e Simone Raineri, ori olimpici di Casalmaggiore nel canottaggio tra il 1988 e il 2000, per un altissimo momento di sport. Cassina è uno dei più grandi rappresentanti in Italia della disciplina della ginnastica, assieme a Yuri Keiki e, per quel che concerne la parte femminile, Vanessa Ferrari. Gymnica 2009, con la presidente Simona Lanzetti, ha messo senza dubbio a segno un gran colpo, invitandolo in piazza Garibaldi. Altro momento da evidenziare sarà la presentazione del libro, scritto dal giornalista Giovanni Gardani e curato da Marco Visioli per la parte grafica, libro che ripercorre 10 anni della società Biancolilla. Un decennio di successi con ben 5 titoli nazionali CSI di società conquistati consecutivamente dal 2015 al 2019 a Legnano Sabbiadoro, senza dimenticare le non poche affermazioni anche nell'ambito delle gare della Federazione Ginnastica d'Italia. A intervistare l'autore del volume, il presidente di Gymnica 2009 Lanzetti e il vicepresidente Renato Incerti, intorno alle 18.30 sarà Maurizio Toscani. Andando con ordine, l'aspirato inaugurale partirà alle 17.30, dopodiché seguiranno i saluti istituzionali di sindaco e assessore allo sport, proseguendo con la prima esibizione delle ragazze e dei ragazzi di Gymnica 2009. Al termine della presentazione del libro, spazio alla seconda esibizione e al saluto del parroco Don Claudio Rubagotti, con intervento anche di Claudio Bodini, presidente di Padania Acque. Al momento olimpico con Cassina, Farini e Raineri seguirà una terza esibizione e, per concludere, l'esibizione del centro danza Vitien e la musica con DJ set Vinilistic. Durante la serata sarà possibile cenare in piazza Garibaldi grazie ai piatti preparati dai piaceri del palato, dal Bar Lady e dalla forneria del borgo. Insomma, un sabato da non perdere per celebrare una delle realtà più giovani e al contempo più vincenti del panorama sportivo di Casalmaggiore e del comprensorio Olio Po in generale.